Benvenuti allenatori in un nuovo episodio di Se indovini il prezzo te lo compro. Questa volta è Michelle ad aver selezionato per me ben 10 articoli da eBay da farmi indovinare. Ma prima di iniziare, finalmente è arrivato. I Petelf Go sono qui. Era ora. Li aspettavamo da tantissimo tempo e quindi guardate un po'. Quanta bellezza. La perfezione. Cioè guarda, proprio... Cosa gli vuoi dire? Ragazzi, li apriremo martedì sul canale. Martedì 4 febbraio, impostati i promemoria perché sono veramente curiosi di scoprire in queste ball cosa si nasconde. Non è il solo ad essere arrivato in casa Federic, perché ragazzi, direttamente dall'America, la Mystery Power Box. È arrivato tutto. Incredibile. Non mi hanno truffato su eBay. Applausi, 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 applausi. Ma... prima di iniziare, vi invitiamo a lasciare un bel pollice in su di supporto, perché vi abbiamo già dimostrato che i 100 dollari sono qui. E non è stato un video fake. I miei 100 dollari. Michelle, quindi, ha selezionato 10 articoli e direi che possiamo iniziare subito, no? Quindi, vai Michelle, primo articolo. Primo articolo. Non staremo a spiegare come funziona la serie perché l'abbiamo già spiegato nel primo episodio, che lo trovate nelle schede di questo video. E in descrizione trovate anche il preordine di Pokémon Spada e Scudo, così da ricevere il set a casa vostra, il display, le bustine, i mazzi, gli elite, quello che volete, sul sito federicstore.it. Link in descrizione. Bene, quindi sempre a proposito di carte, direi che questo è il tuo primo articolo. Allora, mi ricordo molto bene questa tina perché avevo 14 anni e mi sta rivenendo alla mente certi bei ricordi. Allora, livello X, tutto quello che è Charizard acquista valore nel tempo. Anche una gomma da masticare con sopra Charizard 20 anni dopo vale tipo un botto. Solo Charizard. Solo Charizard. Io non mi aspetto un valore troppo alto, alla fine è una tin che ai tempi costava quanto la spedizione, 17,81. Bene. Comunque io direi non più di un centinaio di euro, è comunque del 2009, non lo so, però è Charizard, io la sparo alta, 149. 149? E 99. E 99. Sì, a parte non me ne farei nulla, però rimane su eBay, guarda. Rimane su eBay, rimane, però lì. Era per dimostrarti quanto effettivamente le tin di Charizard, boh, 249. Troppo. Senti, vai in magazzino e prendi le tin di zino sfuggente di Charizard e mettile via, va. Che tra l'altro ci sono già finite, incredibile. Comunque, andiamo avanti con il prossimo prodotto. Ah, questa è la tua seconda chance. Allora, mi hai tirato fuori un qualcosa che mi fa rosicare tantissimo, sappilo. Perché lo voglio da tempo. E già la scorsa volta ci sono rimasto malissimo. Questa volta lo voglio. Quindi indovina il prezzo. E quanto avevo detto la scorsa volta? No, avevi detto un 60-80 euro. Adesso il prezzo preciso non me lo ricordo, però... 15 euro di spedizione. Vai, spariamolo 100... 120. 120, guarda che è la tua ultima chance, poi non te ne metto più. Non mi ricordo quanto avevo detto, questo c'ha tutto, c'ha il caricatore, è messo abbastanza bene. 119. 119. È il prezzo suo. E anche questa volta Federic non lo vuole portare a casa questo cavolo di Game Boy. 111. Ce l'ho andato vicinissimo, vicinissimo. Ed è la seconda volta che te lo fai sfuggire, la seconda. Qualcuno me lo regali, please. È bellissimo. Però io lo voglio con la scatola, quindi... quindi rimane lì. Lo stesso, sì, va sì, bene. Sì, vabbè. Sì. Vai, prossimo articolo. Riuscirò a portarmi a casa qualcosa, sì o no? Oh. Questo ti manca. Ho controllato bene prima. Tra tutti i giochi Pokémon, Pokémon Diamante ce l'ho, perché comunque me l'hanno regalato in fiera più e più volte, le schedine. Ma la confezione chiusa mi manca. Le ho tutte. Perla, platino, nero, nero e bianco, tutti. Ma questo? No. Sigillato addirittura. Sigillato. Con due diamantoni di emoji. Che fai, non li metti? Addirittura. Si parla sempre del 2008-2009, penso che siano quelli gli anni. Io penso che posso sparare un a dir tanto 199. Ma proprio a dir tanto, eh. Però, figlio mio. Ma se vai al GameStop magari lo trovi anche ancora. Raramente, ma magari se ti va bene.
Non lo vuoi proprio portare a casa. Non lo vuoi proprio portare a casa. Ma guarda, per quel prezzo rimane lì. Lo so, però era per farti vedere effettivamente quanto un gioco che costava 40-45 euro. No, vabbè, ma questo venditore ha messo un prezzo del Kaiser, perché comunque 380 euro. Io ce l'ho tutti sigillati, allora che dovrei dire? Che valgono tutti 400-500? Ma va. Vabbè, dai, prossimo articolo. Cioè, a 380 magari puoi prendere i primi giochi, tipo giallo-rosso imballati in italiano, ma è già tanto 380, secondo me. Però, secondo me. Andiamo avanti. Prossimo articolo. E questo? Dai, bellissimo. Cioè, tu devi scegliere cose che piacevano a me, non a te. Però è carino. Ma che vuol dire? Devi scegliere cose che piacciono a me. C'è la spedizione gratis. Allora, è ufficiale del Pokémon Center, originale. Le cose del Pokémon Center costano un botto, io direi 49,90. Hai sempre lo scarto di un euro, quindi occhio a ciò che dici. Il prezzo suo penso che sia quello, dai. Rimane sui 49,90? Sì. Madonna. Ma perché c'ha il vestito, la corona, la perla e... Ma 62 però euro. Sarebbe stato bello nello scorso. Peluche 62 euro. Ma poi non so, magari è un'edizione particolare. Poi la spedizione essendo gratis effettivamente, anche se lì costa 15 euro, ci avevo azzeccato, Sto facendo tutto questo per non spendere neanche un euro. Ma io non vorrei azzeccarne qualcuno, sinceramente, oggi. Ma non è... Ma... Oggi non sa da fa. No, vabbè. No. Ecco a te il tuo prossimo articolo. Pokémon figurina a sorpresa. Titolo migliore non potevano scegliere. Il titolo dice tutto. Allora ragazzi, non ne ho idea, ma innanzitutto sono originali? Sicuramente, cioè proprio non lo vedi? È inquietante, veramente inquietante come bolla. Ma non era quelle delle sorpresine che mettevi tipo l'euro, giri e scende a caso? Non credo, anche perché quel monferno lì mi inquieta abbastanza. Quello è Infernape intanto. Vabbè. 16,32 euro per una bolla. Secondo me quella costa 2 euro. Nel senso, cioè, con la spedizione te ne prendi 20, secondo me. Dai, non possono costare così tanto. Ora, non ho idea della grandezza. Magari è così piccola, non si sa. Non è specificato. Secondo me costa 5-6 euro massimo. No, io ti dico 2,99. Se era le sorpresine così, 2,99. Però aspetta, il diamante e perla è vintage. Incomincia a essere vintage. Come il gioco di prima. Famo 11,99 euro, dai. 11,99 euro? Sì, però con la spedizione mi viene a costare 27 e passa. Magari c'è dentro una statuina talmente rara. Che fa schifo. 11,99, dai. Secondo me sì. 7,14 euro. Rimane lì. Oh, ma oggi proprio 0,0000. Vabbè, dai. Ho sparato un prezzo troppo alto. Però essendo vintage ho pensato, non l'ho mai vista. Tu dici 380 euro di prima. C'è scritto Dialga Edition. Perché c'è scritto Dialga Edition? Le edizioni di Dialga. È blu. E poi c'è l'edizione con perla e quindi con Palkia, boh. Non ci facciamo domande. Vai avanti allora. Ragazzi, ne azzeccherò uno oggi. Chi lo sa? Ecco a te il tuo prossimo articolo. Ma cosa ti sogni la notte, Michelle? Ma sono orribili. Ma mi è capitato totalmente a caso nella home. Ho detto no. Ma io questi me li posso mettere in camera. Ma sono inquietanti. Spavento le persone. Oh. Ma guarda Squirtle che faccio da malato. Vabbè, non che gli altri stiano bene, però. Te lo metti nella vetrina. Ma io non li voglio. Non li voglio, Michelle. È bellissimo. Non li voglio, non dico niente. Guarda quel Bulbasaur. Io non sparo il prezzo. Io ragazzi sto zitto. Quindi te lo faccio vedere e basta. Io non lo voglio questo. Ma dai, per sport fammo tipo 5 euro l'uno. Facciamo 19. Non li volevo questi, sinceramente. Ma dai, erano bellissimi da mettere nello sfondo. Tutti e quattro. Ragazzi fanno schifo. Sono veramente schifo. Questa non è arte. Questa è veramente mania. Prossimo articolo. Mi. Hai preso un box prima edizione del set Neo Genesis. Tu se in non inglese. Ci metti qualcosa del prezzo così alto non sei contenta. No, no, ci voglio mettere per forza le cose soffrire. Alte. Perché questo secondo me sui 10.000 ci sta tutto. Voglio vederti soffrire. No, di più, aspetta. Allora, che io mi ricordi, avevo vinto un'asta su eBay dove una bustina Neo Genesis l'avevo pagata $90. 91 quel che era, perché avevo vinto l'asta, ragazzi, mi era andata stra di fortuna. Quindi secondo me non può fare 90 per 36, perché esce un prezzo di 3.400, 3.200. No, assolutamente no. Io ho vinto l'asta, quindi mi era andata di fortuna. Facciamo anche il doppio, 180, $200 a bustina. Arriviamo a 7.800, 7.900. È sigillato, quindi metti anche il valore che i pacchetti sono sigillati. Se non, arriviamo su 9.000 euro.
È lo scarto di un euro, decidi tu come vuoi giocartela. 8500? Mm-hmm. No? Mm. 8499. E ti dico di più. Mm. Non lo compri se l'azzecco. No, non lo compri se l'azzecco. Va bene, eh. Va bene. Ma comunque sia, non l'hai azzeccato. Cioè, ci sei andato molto vicino, ma non l'hai azzeccato. I miei calcoli sono stati giusti, però. Visto da una persona nell'ultima ora, quindi pensa a te. Io voglio dire, no? Ma vuoi metterla almeno la spedizione gratuita per un oggetto simile? Sì, effettivamente. Cioè, un po' siete una proprio poverata. Tirchi, tirchissimi. Noi su Federic Store, spedizione gratuita a partire dall'89 euro. Cioè, link in descrizione. Link in descrizione. Comunque, andiamo avanti, va? Meno male che non ci ho azzeccato, raga, perché... Posso farci una maglietta con tutto link in descrizione? Link in descrizione. E cos'è? Che cos'è questa cosa? È carinissimo, stand cartonato. Ma molto raro di un negozio. Ci ripeto, dobbiamo metterlo nell'ufficio, dobbiamo metterlo. Questo è un titolo di YouTube. Molto raro di un negozio. 7 di 4 display stand. Ma che cavolo? Chi è che è così malato da mettere in vendita una roba simile? Ma poi, soprattutto, ma chi se la compra? Ma chi se la io compra? Io volevo metterlo in ufficio. Ma va, te la stampo io questa roba. Io fogli a 4. Ma poi è legale vendere una roba simile? Se l'hanno venduto. Aperto, mai usato. Vabbè, non lo so. Quanto può costare un cartonato simile? Fai un prezzo per singolo. Ma che ne so, è impossibile. Queste cose non sono in vendita, non si possono nemmeno vendere. Facciamo un 22 a pezzo. 89,90. Che pizza, lo volevo mettere in ufficio questo. Perché comunque sono belli grossi, sono carini. Volevo mettere in ufficio. 118 euro per del cartone con sopra i Pokémon. Ma poi fossero di tanti anni fa, posso capire. Ci fossero gli starter di Kanto, di Yoto. Quelli nuovi. Erano carini da me. Carini di che? Carini di che, Michelle? Cioè, a chi se li compra? I cartonati promo, ma chi li vuole? Questi vai alla Fieral Games che te li freghi dallo stand, fai prima, veramente. Avranno fatto sicuramente così, Al Cartoomix. Sicuro. Penultimo oggetto. Non hai trovato l'anello di Charizard? No. Ma chi lo vuole quello di Gengar, scusa? È carinissimo, guarda, spunta. Ma per la legge del Charizard, tutto quello che non è Charizard non costa prende valore. Quindi... Però è argento. Argento, argento. Vabbè, in teoria, poi vatti ma a fidare. Ma è placcato o tutto argento? Ho detto argento ring. Misura 14.5 usato. Scusa, e se non mi entra? In teoria dovrebbe entrarti. Spedizione gratuita. Io so che queste cose costano un botto. Io sparo 200. 200 buoni. Sì, 299. 299 perché so che costano un botto queste cose. Costa, ma non così tanto. 191 però. Però effettivamente se è argento, argento. Raga, però io, cioè, veramente non azzecco niente in sto video. Io l'altra volta ho indovinato solamente il toto, dai, basta, pensa a te. È difficile, è tipo difficilissimo. Ma per forza con lo scarto di un euro non è così semplice. Vai. Va bene. L'ultimo. Ecco qua il tuo ultimo oggetto. Dovrebbe essere tipo Invasione Scarlatta. Sì, esatto, Invasione Scarlatta. È ancora sigillato. Sì, l'altro. C'è scritto. Ma lo sai che è fatto bene, non sembra manco fake. Infatti, però c'è specificato fake, quindi... Questo sarei curioso di aprirlo sul canale, ma secondo me non la azzeccherò mai. Quanto può costare un box fake? Quanto vuoi pagarlo? Ma quando vai in edicola che c'hanno le carte fake e te le spacciano per vere, le compri sempre a 4,90. Però non te le fanno mai a meno. Ti posso dare un piccolo consiglio. Non costa praticamente nulla. Nulla? Praticamente nulla. Cioè, te lo regalano. C'è la spedizione che comunque pesa perché sono... 16,11 euro. Ci mette un botto ad arrivare. Il 12 febbraio, 18 febbraio. Ne ha venduti anche? Chi è che se li compra? Ragazzi, non comprate le carte fake. Oh, non le comprate. Ma che cavolo fate? È regalato. E perché mi consigli se poi devi spendere i soldi? Perché se te lo consiglio, perché non costa niente. 23. 23? 23. Ed ecco a te. Anzi, 22,99. Per la legge del 99. È tuo. È hai mio? Hai detto un fake 22,56. Tu hai detto 22,99. Ma sai perché? Ma perché tu prima mi hai detto che comunque è regalato. Sotto è regalato. Una bustina mi hai suggerito e adesso paghi. Beh, però questo sono curiosa di vedere. Ma io non voglio aprirlo. Non lo apro no, sul canale. No, lo apro no, io. Non lo apro, lo apro io. Non lo apro sul canale. Ragazzi, solo se questo video arriverà a 8000 mi piace lo apro sul canale. Perché io non ho intenzione di aprirlo. Non faccio un video su un box fake. Ma è bellissimo. Ma no, no. Compriamolo. Ma ci sono le spese di importazione. Ah.
spese di importazione e spedizione, ecco perché costava così poco. Cioè, avevo ragione io allora. Sì, sì, sì. Michelle, sei te che lo devi acquistare, quindi... Vabbè, però l'hai indovinato. Compralo, te lo dico. Conferma e paga. Conferma e paga, io pago. Cavoli tuoi, io non ho indovinato. Pensavo ci fossero le spese di importazione. Però è giusto, l'hai indovinato, quindi è giusto che io te lo compri. Grazie, il tuo ordine è stato emesso. Consiglia stimata mercoledì 12. Ma che cazzo, come sputtare via i soldi? Cioè, come proprio buttarli via, ragazzi. Vabbè, va bene. Da Federico è tutto. Dal mio portafoglio è tutto. E ci vediamo al prossimo video di Sendomi il prezzo dove lo compro. Dove sta a me, questa volta, selezionare gli articoli e Michelle indovinarli. Se li indovinerà, li comprerò. Dobbiamo ancora attendere la bolla di Total, eh? Speriamo arrivi in tempo e speriamo che non devo pagare anche la dogana per sta roba, perché... Vabbè, spese importazione già l'ho messa. Ciao! Ciao!